Buongiorno, buongiorno ed eccoci pronti anche oggi, mercoledì 14 giugno, per una nuova puntata del Pungiglione. Vi presento subito il mio ospite giovanissimo questa mattina, Lorenzo Marozzi. Benvenuto, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, tu sei un giovane mago, prestigiatore, illusionista. Sì. Parliamo subito di questa passione che hai. È nata qua 2 anni fa, quando già da piccolo anche ero appassionato alla magia e all'illusionismo tramite amici e televisioni. E quando ho avuto la possibilità ho iniziato a sperimentarla e arrivare dove sono adesso. E cosa fai nello specifico? Faccio sia carte che mentalismo, che giochi con palline, foulard, più o meno i classici giochi da palco e da tavolo. E per mentalismo cosa intendi? Cioè cosa si fa? Il mentalismo è più un'arte diversa dalle carte, è una lettura nel pensiero, sia tramite carte che tramite parole, chiavi o comunque... E quindi noi possiamo fare una prova in diretta, cioè lo puoi fare con me? Come funziona? Sì. Cioè dimmi, facciamo un po'... Esempio con delle carte, a me basta passare così. Infatti tu hai portato qui con noi un mazzo di carte, che poi possiamo rivedere su Facebook dal nostro video, così vedono anche come fai. Va bene, allora. Allora, dimmi tutto. Io passo le carte e tu quando vuoi mi fermi. Ok, stop. Qui, su questo punto, guardi e ricordi la carta. Questa carta, prendo una carta. Ok, io la faccio. Tu non guardare, girati, che comunque loro lo vedono poi su Facebook. Ok. Quando ce l'hai, la inserisci in mezzo. Vado, io metto la carta. Sì, e taglia. Completa il taglio, vai. Vado? Sì, è completa. Chiudo io, quindi. Sì. Perfetto. In questo modo sei sicura che solo tu sei la carta, ok? Sì. Cioè, io non posso sapere in nessun modo la carta. Okay. Ti chiedo di pensare soltanto al colore. Ok, io sto pensando. Nella tua mente. Ok. È un colore nero, giusto? Sì. E il seme sembra di vedere picche, giusto? Bravissimo. Picche e un numero dispari è 5 di picche, giusto? Ok, come hai fatto? E questa è una... Non ce lo puoi dire. ci ha preso. Poi vedete, perché vi ho fatto vedere anche la carta nell'immagine che poi andrà su Facebook. Sei bravissimo. Grazie. Comunque questa sì, è una prova del mentalismo, ci sono diverse fasi. E ti devi esercitare tanto a casa, sì. Tante prove, quindi ti... Sì, insomma, ci vuole silenzio, attenzione, non è una cosa semplice. Occupa molto del tuo tempo, poi tu studi nel frattempo. Studio cosa anche fai? A scuola, l'artistico, l'Ascoli. Hai gli esami quest'anno, quindi coincidi il tutto, no? Stai studiando certo. Per la scuola. Perfetto, senti Lorenzo, ci fermiamo un attimino per una canzone e poi torniamo in diretta. Sì. Ed eccoci tornati di nuovo in diretta con il Pungiglione e con Lorenzo Marozzi, con il quale stiamo parlando di magia. Sì. Ti volevo chiedere, c'è qualche mago a cui ti ispiri, qualche esempio che certo, prendi? Certo, ce ne sono diversi, tra cui un mago famosissimo che vinse anche diversi campionati è Shin Lim. Ok. Un mago coreano, canadese anche, che vive in Canada. E è tanto bravo nella cartomagia. Perfetto. E un altro è anche David Blaine, conosciuto in America, che è bravo per mettere... pressione ad altre persone, riesce nell'illusionismo vero e proprio. Ho capito. Fa proprio esperimenti con il proprio corpo. Perfetto. Tipo ingoia anelli per poi riprenderli. Una cosa tranquilla, Fafra, ok, bene. Mi fa piacere. Senti, tu invece sei autodidatta oppure fai una scuola, dei libri? Come funziona? Come si studia per diventare maghi, illusionisti, prestigiatori, sì, tutto questo? Inizialmente si parte direi con i libri. Okay. Con i libri, diversi libri dove spiegano dalle prime tecniche alle più avanzate. Ci sono libri per cartomagia e anche mentalismo, da lì seguono dei corsi online che anch'io ho frequentato e in più ci sono anche scuole in diverse parti dell'Italia. Che... Ma qui da noi nello specifico, tra Marche, Pescara. A Pescara c'è in Abruzzo, sì. Quindi? Cioè Pescara, Chieti, poi lo troviamo anche a Milano. Diverse... Quindi devi un po' andare fuori, no? Sì, sì, per ti la scuola, sì. Magari ci pensi magari a frequentarla, una scuola, perché sei giovane, appena stai per finire le superiori, quindi potresti... Magari sì. Senti, ti va di spiegarmi qualche gioco? Qual è che la gente ti chiede di più, si entusiasma di più a vedere, no? Magari c'è qualcosa in particolare. Sì, ci sono diverse persone che chiedono sia le carte che come le stesse palline. Ah, che le porti? Vabbè, fammele vedere anche se in radio non si vedono, io sono curiosa. Sono le classiche palline di spugna. E che cosa ci fai con queste palline? Queste palline sono particolari perché io ti chiedo di sceglierne una di queste due. Ok, scelgo, io nel frattempo questa? Faccio queste cose. Quindi... Sì, io prendo questa e faccio così. Qual è la tua? Questa. Questa sei sicura che non è questa? Quindi scegli sicuro? Questa. Sicuro? Sì, scelgo quella. Guarda, chiudi, prendi la mano, apri, gira. Chiudi. Giro, chiudo. Impossibile, la tua pallina arriva qui. Ancora più difficile, torna indietro. No, io ho due palline in mano e ne avevo una. Sì. No, questa cosa è impossibile da fare. E no, questo anche, fantastico. Questo qui è più da palco, cose.
No, questa cosa è fantastica. Dopo magari a microfoni spenti mi dici come hai fatto, se vuoi, Tanto farò comunque difficoltà a farlo. Senti, hai anche degli eventi? Ti possiamo vedere da qualche parte? Vai in giro? Sì, quando inizierà nel pieno l'estate avrò diversi eventi, quasi sicuramente tra matrimoni e comunioni, più nello specifico matrimoni. Quindi eventi privati nel momento. Poi magari più là fare qualche spettacolo, no? Sì. Tutto tuo. Ancora da vedere, però magari. Piano piano, certo. Allora, fermiamoci ancora per una canzone e poi torniamo in diretta. Di nuovo in diretta con Lorenzo Marozzi, abbiamo visto un altro numero di magia, voi l'avete ascoltato, io l'ho visto dal vivo. Senti Lorenzo, tu sei anche tu giovanissimo, ma puoi dare qualche consiglio a qualche ragazzo che si vuole avvicinare a questo mondo, che è anche abbastanza difficile, no? Poi davvero lavorarci, può essere una passione, ma poi farlo diventare un lavoro è complicato. Sì, la passione è un po' per tutti, magari esiste una parte magica all'interno di se stessi, ma per iniziarlo a fare come professione è più difficile, ci vuole soltanto tanta passione e impegno. E impegno soprattutto, sì, no? E ci vuole tanto studio, tu dicevi che comunque ci vuole allenamento, silenzio. Silenzio, e poi tra l'altro l'allenamento non si decifra in ore, minuti. Certo. È più, a me capita personalmente di stare davanti alla televisione o a studiare con delle carte in mano. Ah, perfetto, quindi ormai è una cosa normalissima. È una cosa che ti viene da dentro. Senti, comunque fai tante cose, no? Cosa preferisci fare? L'illusionismo, magari, oppure con giochi di carte, abbiamo visto con queste palline? Sì, preferisco personalmente i giochi di carte, perché come vedo anche quando faccio giochi a persone, è più bello. È più bella la reazione che porto alle La sorpresa, persone, sì. No? Che hanno le persone. Mentre l'illusionismo ha anche il suo fascino, ma a me piace personalmente più le carte. Cartomagia. Infatti noi parlavamo prima di magia di carte e magia di palco. Qual è la differenza? La differenza è anche l'impegno nel metterci, perché un gioco di carte può essere ravvicinato. Certo, come a uno o più persone, mentre un gioco da palco non si può fare con delle carte, perché come puoi capire tra diverse persone la carta da lontano. Certo, è diverso, piccola, sì. E quindi è più una magia come di colombe o magia di palline. Ho anche le grandi illusioni tra cui tagliare persone a metà. Ah, questa è una cosa che non è molto complicata. Che bello. Non è bello, tu sai farlo già? Stai vedendo? So come si fa, sai come si fa bene. Magari ci mettiamo Graziano come modello da tagliare, a fare a pezzi. Sì. E per quanto riguarda invece questo gioco delle colombe che vediamo sempre, ma anche le colombe sono un po' particolari, no? Sì, ovviamente le colombe non sono sono delle colombe particolari, perché sono delle colombe addestrate per fare quel quindi lavoro. Sì. Anche loro ci devono mettere l'impegno, no? Anche le colombe hanno un lavoro certo. In questo. Senti, poi ti possiamo seguire su Facebook, Instagram, sì, insomma su sui Facebook social, e no? Soprattutto su Instagram, con semplice Lorenzo Marozzi, dove pubblico giornalmente delle novità. Ah, perfetto. Anche eventi. Così noi ti seguiamo, sì. No? Grazie. Va bene, purtroppo non ti posso far fare altri giochi perché in radio non si vedono. Ovvio, poi magari certo. Qualcosina potranno rivedere sul nostro video Facebook. Però torna presto, facci sapere anche le date, dove ti possiamo seguire. Grazie mille. Buono studio, buon divertimento grazie. E grazie di essere stato mio ospite, grazie davvero, grazie mille. Noi torniamo più tardi in diretta con il Pungiglione.